tutti. Anna Pettinelli. Isabel Russinova. Vi danno il benvenuto a Disco Ring, il super settimanale di musica della Rete 1. 4 dicembre 1983. Per le strade di tutta Italia è già esplosa la febbre di Natale. Tra le vetrine più invitanti, piene di luci e di colori, c'è anche la nostra, quella di Disco Ring. Una vetrina che si anima sempre più con le numerose estrene discografiche, quest'anno di particolare prestigio. Un motivo ulteriore per suggerire il disco come idea regalo. Ma vediamo subito quali sono i regali di oggi, con i titoli del nostro sommario. Dopo Righeira e Bandolero, la Disco Dance parla ancora spagnolo. Di scena oggi, olé olé. Per la musica italiana, una significativa riconferma Delia Gualtiero. Dalla Svezia, atteso ritorno per uno dei personaggi leader del soft rock europeo, Secret Service. Una nuova firma sulla ribalta della canzone d'autore, Diego Vilar. Finalmente in Italia, l'ultima grande scoperta del panorama inglese, Paul Young. Attesissima anteprima video per il nuovo disco hit, The Rolling Stones. Spicca fra le novità della Hit Parade, la nuova entrata della nostra sigla finale, Don't Cry degli Asia. E veniamo ai primi ospiti di oggi. Dopo il successo di Righeira con Vamos a la Playa e quello più recente dei Bandolero con Paris Latino, è nata una nuova moda nel mondo della disco dance. E questa nuova moda parla spagnolo. A dimostrare tutto questo il primo gruppo di oggi. Dalla Spagna quindi, No Controles, olé olé! A Disco Ring i nuovi numeri uno delle classifiche spagnole. Olé olé! No controles, no controles, no controles.
copertina per le novità della settimana ai magnifici Duran Duran, ovvero il gruppo più bello del panorama musicale inglese. Seven and the Ragged Tiger è il titolo del loro terzo album che arriva dopo il fortunatissimo Rio. Musica piacevolissima, elegante e trascinante come il loro ultimo singolo Union of the Snake. E ancora dall'Inghilterra il fascino e la simpatia di un personaggio alla sua prima esperienza da solista, Nick Hayward, voce leader dei vecchi Haircut 100. North of a Miracle è un esordio che brilla per freschezza e orecchiabilità e non mancherai di trovare successo anche in Italia. 25 successi per 25 anni è il titolo di un doppio album uscito in questi giorni che celebra la grande festa della musica nera della Motown, la famosa etichetta discografica di Detroit. Tutti i brani presentati sono arrivati al primo posto delle classifiche di tutto il mondo nel corso dei 25 anni. I nomi selezionati sono davvero i più grandi: Diana Ross and the Supremes, Stevie Wonder, i Commodores, Marvin Gaye, Jackson 5, i Temptation e molti altri per un disco davvero imperdibile. Sul fronte della musica inglese troviamo questa settimana la nuova uscita di Alan Parsons, che ci offre una bella selezione dei suoi 5 fortunatissimi LP. The Best of the Alan Parsons Project raccoglie davvero il meglio dell'artista reinciso con il sistema digitale. Altra novità è European Affair, secondo album di un fortunato gruppo vocale, i Wall Street Crash. Nella nuova produzione compaiono altri successi italiani degli ultimi anni, come questo piccolo grande amore di Baglioni, Il mio mondo di Bindi, Che sarà e La banda. Una raccolta di canzoni che piacerà senza dubbio al grosso pubblico. E chiudiamo questo spazio con 3 compilations che appariranno presto nelle nostre classifiche. Collage raccoglie successi il momento di Imagination, Chris Rea, Slingshot, Nightlight, Loredana Bertè, Peppino Di Capri, Marcella, Bella e Wall Street Crash. Oro puro numero 2 segue a ruota il precedente successo con grossi artisti internazionali come i Police, Michael Jackson, Supertramp, Paul Young, Joe Jackson, Ryan Paris, Fur, Man at Work, John Arma Trading, Nena e Ed Visser. Infine arriva Danceland, una rassegna di grande richiamo con Irene Cara, Michael Sembello, i Bee Gees, Donna Summer, i Kiss, Shannon, Robin Gibb e i Cube. Insomma, una vera e propria bomba pronta ad esplodere nelle classifiche. Con questo concluso lo spazio dedicato all'età della settimana a te, Isabel, per il video di oggi. Grazie, Anna. C'è subito una sorpresa per tutti gli amici del nostro programma, ma partiamo con l'immagine. Hello, this is Mick Jagger saying hi to everyone watching Disco Ring. As we won't be in Italy playing this autumn there, we hope you like our new video. Okay? Ciao. Avrete senz'altro riconosciuto la leggendaria figura di Mick Jagger, che in occasione di un'intervista rilasciata in esclusiva per Tam Tam ha voluto farci pervenire questo graditissimo saluto. Mick Jagger ha testualmente detto: ciao a tutti gli amici di Disco Ring, spero di essere tra voi il prossimo autunno e vi presento il mio nuovo video. Spero che vi piaccia. Eccolo il nuovo grande successo, Undercover of the Night, i Rolling Stones!